tutti, oggi è martedì 24 luglio 2018, sono insieme a Luca, cognato, ciao. Mio cognato, ciao, ed insieme stiamo andando a, al Belvedere Madonna del Vento, giusto? Esatto. Sulle colline di Montalto Pavese. Allora, tenteremo, diciamo, un video nuovo. Infatti, se la cosa prende piede, questo è un esperimento, quello di stasera è un esperimento. Se la cosa prende piede, creerò una playlist dedicata alla attività radioamatoriale. Alle attività radioamatoriali, collegamenti e tutto ciò che concerne la radioamatoriale, diciamo. Questo è un esperimento dove proveremo a fare delle, come si chiama, dei collegamenti. Dei collegamenti, abbiamo dietro un po' di attrezzatura che poi lui gentilmente ci illustrerà. E niente, per il momento questo è un video di presentazione di ciò che avverrà, diciamo. In seguito vedrete altri collegamenti, altre cose, diciamo, che riguardano il mondo della radioamatoriale. Il mondo dei radioamatori. Oggi è così, oggi la dislessia mi porta via. Porca puttana. Il bello della diretta, non ci vedo più un cazzo. Aiuto. Allora, volevamo fare una specie, una piccola, scusate, che... Da questo è la telecamera qua? No, ok. Intanto non vedo niente. Ok. Forse ci siamo. Volevamo fare una piccola introduzione sull'attività dei radioamatori. Sì. Parli tu, sì, io... No, beh, se vuoi spiegare te cosa fanno i radioamatori... Io non lo so, se vuoi ti spiego cosa fanno i centralinisti. Questo sarà un altro video, dai. Beh, comunque, sì. A lei la linea, dottore. A me la linea. Cosa fanno i radioamatori? Il radioamatore è uno sperimentatore, è una persona che collega altri radioamatori nel mondo, è una persona che sfrutta le onde radio per fare collegamenti via diretta, in poche parole. Ad esempio, a me è capitato di collegare con un pezzo di filo e una radiolina a batterie, collegare la Russia, collegare un radioamatore russo ad esempio. È un modo come un altro per mettersi in contatto con altre persone, per sperimentare, infatti tante persone, me compreso, amano anche costruirsi aggeggi, costruirsi antenne, alcuni addirittura se le costruiscono le radio, perché noi come radioamatori patentati, perché appunto per essere radioamatore bisogna passare un esame ministeriale e si ottiene una licenza, prima una patente e poi una licenza di operatore di stazione di radioamatore, viene rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, una volta dal Ministero delle Telecomunicazioni, adesso tale ministero è stato assorbito dal Ministero dello Sviluppo Economico e sulla mia patente c'è scritto Ministero dello Sviluppo Economico. Tornando a noi, allora, il radioamatore è anche colui che è chiamato a mettere a disposizione le proprie apparecchiature in caso di calamità, ovvero, in parole povere, durante una calamità, vedi un terremoto, quello che può essere, o come esempio calzante può essere il terremoto all'Aquila. Durante il terremoto all'Aquila la prima cosa che ha smesso di funzionare è stata la telefonia cellulare. Telefonia mobile. Perché questo? Perché la telefonia mobile si appoggia a delle celle che sono nient'altro che dei ponti radio che si connettono tra l'uno e l'altro e quanto ne consegue. In poche parole, noi possiamo tranquillamente metterci anche sul cucuzzolo di una collina con un pezzaccio di filo e una radio e comunicare col mondo. Infatti le prime persone che si sono mosse per richiedere aiuti in quel caso sono stati i radioamatori. Perché da che mondo è mondo, un radioamatore con pochi mezzi può comunicare a lunghe distanze, senza energia elettrica, senza avere necessità di essere connesso a internet,
senza un abbonamento telefonico. Senza l'abbonamento telefonico, se esatto, vogliamo vedere, perché se vogliamo, esatto, se vogliamo guardare il nero lato pecuniario, ah, certo, al di là del pagare 5 euro di rinnovo della licenza ogni anno, le uniche spese sono comprarsi le radio, in poche parole. Esiste dal 1927, esiste l'ARI, che è l'Associazione Radiomotori Italiani, che è la più grande associazione italiana, ce ne sono anche altre. Io ad esempio sono iscritto all'ARI di Pavia, della sezione di Pavia, e nell'ARI c'è una strada rotta. C'è una strada rotta. La strada rotta, eh? Allora, facciamo il sindaco che la fa sistemare. Buono, cioè, sarà sull'avviso, scrivi su WhatsApp che c'è la buca. Esatto. Una branca dell'ARI è ARI RE, che è Associazione Radiomotori Italiani Radiocomunicazioni Emergenza, che collabora con la Protezione Civile e appunto in caso di calamità o esercitazione o codici vari e compagnia si mette a disposizione per instaurare da subito delle radiocomunicazioni efficienti. Sì, diciamo che praticamente, cioè, troppo l'intervista. Sì, è vero, sembra un'intervista. L'intervista che tra l'altro l'intervistatore non conosce niente di questo mondo, quindi diciamo che la radio amatoriale, chiamiamola così, diciamo, nel mondo della radio amatoriale, diciamo che è il vecchio WhatsApp, il vecchio internet, tutto, solo senza avere l'internet in pratica. Ci sono delle radio che possono inviare anche delle mail, mi dicevi. Sì, diciamo che in parole povere esiste anche un sistema che tramite computer non connesso a internet ma connesso a una radio permette di mandare email, quindi si chiama WinLinks, che è appunto questo sistema studiato da un gruppo di radioamatori, inventato da radioamatori per radioamatori, che permette di inviare senza alcun tipo di connessione internet più o meno dovunque, permette di inviare, appunto, ovvio, non potrete mai inviare un film via mail. Beh, certo, no. Però appunto un elenco di persone, sì, una fotografia, un file JPEG piuttosto che un file, sì, Word, un, esatto, Excel, esatto, qualcosa di leggero comunque, esatto, perché sennò, cioè, esatto, su quello abbastanza, non dico limitato, però sì, però comunque appunto in assenza di internet si può anche avere uno scambio di dati. Esatto, praticamente sì. Allora, siamo arrivati. Adesso vi faccio vedere un po' le bellezze dell'Oltrepò pavese. Beh, però che vista, più è. Sì. E pensa che non c'è limpido, guarda in fondo che non c'è limpido. Eh già. Dai. Adesso ci spostiamo, ci sono i cani, belli cani. Noi ci metteremo qui a Magnier. Adesso scusate, c'è un po' di sole, meno male che c'è il sole, però picchia un po' sulla telecamera, ma allora abbiamo preparato tutto l'ambaradan per i collegamenti, quindi potremmo anche iniziare, però prima volevo, diciamo, mostrare un attimo e presentare tutto quello che c'è sul banchetto qua. Allora direi iniziare da questo, che è quello. Sì, allora partiamo dal presupposto che abbiamo attaccato un'antenna di polo per i 40 metri. Allora, questo qua è un accordatore d'antenna. Perché si usa un accordatore d'antenna? Perché lavorando su più frequenze, in teoria ci vorrebbe un'antenna tagliata per ogni frequenza, un'antenna che funziona, che sia studiata e tarata per ogni frequenza. In portatile, nell'attività in portatile, non si può avere un'antenna per ogni frequenza che si vuole utilizzare. Quindi si usa un piccolo accorgimento, si inganna la radio, gli si fa credere che si stia utilizzando un'antenna corretta, è solo esclusivamente un aiuto e un modo per non far saltare in aria la radio che si sta utilizzando. Ok. Il blu invece? Blu, batteria. Batteria classica, per batteria litio, vero? Sì. Esatto, polimere di litio, è ottima perché in portatile non potete portarvi dietro una batteria della macchina. È un po' scomodo portarsi dietro la batteria della Panda che pesa 4 kg o 10 abbastanza, e che mi permette di alimentare il mitico, fantastico Yaesu FT817. Diciamo che questa è la radio per antonomasia per il radioamatore che lavora in portatile.
perché è quello che in gergo si chiama un apparato QRP, cioè a bassa potenza perché eroga 5 watt, e diciamo che in una sola scatola sia tutto, le frequenze dalle, sia le HF che le VHF che le UHF. Il suo microfono originale che di default non va malaccio tutto sommato, ma non ha un compressore, non ha un compressore della voce, non ha un compressore dinamico. Diciamo che adesso stiamo facendo un'infarinatura, una roba spiegata molto velocemente. Ecco, ora volevo aggiungere anche per chi come noi due, ecco, qui va in moto, questo comunque un kit del genere si può anche portare in giro in moto. Sì, assolutamente, anche perché la canna da pesca è portatile, senso che è quella del Decathlon, aperta 6 metri, chiusa è 50 centimetri, quindi tranquillamente trasportabile anche in moto. Ecco, adesso vedo un attimo di inquadrare la cannetta da pesca. Questa è la canna da pesca che appunto dicevamo, che sono 6 metri, devo andare in giù, con due cavi appunto d'antenna collegati. Strano anche quello. Vado. Vai. Questi sono rumori atmosferici, niente. Allora, questi sono i classici russi che arrivano giù a manetta. Questi sono russi. Stasera tutti russi. India Kilo Echo QRP. Radio 6 Fox Foxtrot Yankee. Radio 6 Fox Foxtrot Yankee. India Kilo Echo QRP. Frequency in use. Is this frequency in use? CQ40, CQ40, CQ40 meter. This is India Unifor 2, India Kilo Echo Strop Portable, QRP station. Listening, standing by. CQ40, CQ40, CQ40 metri. India Unifor 2, India Kilo Echo portatile, stazione QRP, chiama ed ascolta. CQ40, CQ40, CQ40 metri. India Unifor 2, India Kilo Echo portatile. CQ40, CQ40, CQ40 metri. CQ40, CQ40, CQ40 metri. India Unifor 2, India Kilo Echo. CQ40, CQ40, India Unifor 2, India Kilo Echo portatile. India Unifor 2, India Kilo Echo portatile. Niente, allora stoppa tutto un attimo. Lo Eco è 2 kg whisky Yankee. Sì, Luca. Eccolo qua. Sì, Gian, ti sento. Tu mi senti? Hola. Gian, mi senti? Un po' di vento, non c'è un cazzo di vento. U2 India Kilo Echo e Z2 Kilo Whisky Yankee, vediamo. U2 India Kilo Echo portatile. Sì, Luca, adesso ti sento perfettamente. Ok, allora non so cos'era successo, probabilmente ci siamo spostati tutte e due. Bene, buonasera, tutto bene? Sì, dai, tutto bene, sento benissimo, dai. Di là
proprio zero, comunque. Ma ho il sospetto che... No, non ho nessun sospetto in realtà. Avevo montato il dipolo, ho proprio montato il dipolino, ma non mi sente nessuno, non so. Mi sa che sono tempi magri per il QRP. Comunque, se ho il tuo permesso, se mi dai il tuo permesso, starai facendo un piccolo video. Sono qua con mio cognato, con Riccardo, che ti saluta. E niente, volevamo fare un piccolo video da poi pubblicare su YouTube, giusto per fare un po' di propaganda. Che dici, possiamo fare due passaggi registrati, interrogativo? Sì, certo, positivo. Bene, ok, allora riprende India Unifor 2, India Kilo Eco portatile, stiamo registrando qui assieme all'amico Gianluca e stiamo facendo un collegamento in 2 metri SSB e siamo circa, penso come l'altro giorno, una cinquantina di chilometri, confermi? Sì, dai, ti dicevo senza nessun problema, radio 5, segnale 9, senza nessun problema, Luca, riprendi? Sì, ok, riprendi, io 2 India Kilo Eco. Bene, Gian, sì, anche tu qua mi arrivi con un attimo di QRM, ma tutto sommato comprensibilissimo, e niente, ci stiamo godendo la frescura di Montalto, qua si sta una meraviglia. Ho montato la HB9, l'antenna HB9, che sembrerebbe fare il suo lavoretto, tutto sommato. Antenna semplice, sì, sicuramente non è come la tua direttiva portatile, però dai, direi che si difende. Ma mi hai detto, allora, stai usando l'817 come me, ma che antenna stai usando, interrogativo? India Kilo Eco, Kilo Whisky Yankee. Sì, ok, quindi 62K1PY. Sto utilizzando lo stile originale dell'FT817, in questo momento praticamente... Sono in casa con i classici 5 watt. Praticamente mi sono messo soltanto in direzione sud, ovviamente. Però appunto, guarda, ti dicevo, vieni giù che è una bomba, quindi insomma il collegamento è perfetto. Bene, fantastico, mi rende felice questa cosa. Dai Gian, ti lascio andare alle tue faccende, ai tuoi ambaradan della serata. Noi adesso ci fermiamo ancora un attimo qua, vediamo di collegare ancora qualcosa, riproviamo magari in HF, facciamo due foto e poi anche noi torniamo in quel di Pavia. Dai, direi collegamento ottimo, una cinquantina di chilometri, dai, fantastico. Dai, ti ringrazio Gian, è stato un piacere, sempre un piacere collegarti e speriamo in condizioni migliori in HF, dai. U2 India Kilo Eco QRT per il momento, grazie. Sì, ok, mi fai il 102 K1 no? Per finalizzare, dai, è stato piacere anche per me. Saluto, ci sentiamo prossimamente e dai, non c'è nessun problema quando sono necessarie queste prove, io sono disponibile. Dai, ti saluto, buona serata, buon proseguimento. Ok, grazie Gian, ciao, buona serata. Ciao, ci fermiamo un attimo qua. Sì. No, allora ci siamo fermati perché dobbiamo illuminare la scena e io magari... sono stanchissimo. Allora niente, un resoconto veloce della serata. Finalmente, alla fine un collegamento l'abbiamo fatto con una determinata antenna su determinate frequenze. Esatto, okay. Sì. E lui spiega il perché. Allora, in parole povere, abbiamo provato a fare dei collegamenti in HF, cioè sulle bande basse, ma la propagazione faceva schifo perché ci devono essere certe condizioni perché i collegamenti siano possibili. In portatile è ancora peggio perché comunque i watt sono meno rispetto al lavoro da casa. E allora abbiamo ripiegato sui 2 metri, cioè i 144, con un'antenna direttiva, un HB9 che è un'antenna portatile, e siamo riusciti a collegare il mio amico Gianluca con una distanza di circa 50 km. E appunto, come avete sentito nel video, l'abbiamo ricevuto molto bene, è stato un buon collegamento, sono stato contento. Ci tengo a precisare che il collegamento è tutto in diretta, senza l'aiuto di ponti radio,
cose varie, strane. No, no, collegamento da casa mia, da, scusa, da Montalto a casa sua. Quindi senza appunto punti radio, cioè soltanto dalla nostra antenna, dalla sua antenna fino, esatto, all'antenna dell'amico qua. Che tra l'altro era con un cazzino. Sì, era a casa con un'antennina lunga, una spanna, l'antenna originale della sua radio. E usciva con quanti watt? 2,5 watt. 2,5 watt, che era relativamente poco, mi dici? Pochissimo. Io invece uscivo con 5 watt. Quindi... No, sono contento, anche quello è un buon collegamento, un bel tiro, come si dice in gergo, un bel tiro. Dai, sono soddisfatto. E mi ha fatto piacere appunto far vedere anche a voi qualcosa di un po' interessante. Un po' di carne al fuoco. Esatto, un esempio di un collegamento classico tra radioamatori, nulla di che, però... Per iniziare va bene. Esatto, diciamo. Sì, per buttare lì un po' di informazioni va bene. Quindi niente, per il primo video è tutto. E già prima abbiamo cicciarato un attimo, abbiamo forse stabilito, comunque abbiamo ideato, pensato di fare già qualcos'altro in un luogo che segue il mio canale già visto, magari non è il prossimo video, però comunque magari, forse, speriamo, si farà. Per il momento è tutto, anche di qua la seconda camera. E appuntamento al prossimo video, che o è riguardante la radio amatoriale, i collegamenti radio amatoriali, o riguardante l'urbex, o riguardante il metal detector, o riguardante il fai da te, o riguardante quello che volete. Voi scrivete e io eseguo. Ciao belli, saluta. Ciao, state bene.